Grazie, buongiorno. Dunque, vorrei iniziare con un commento sui mercati, Gian, che cosa è che sta rallentando questa ripresa a cui abbiamo assistito nelle ultime Sì. giornate, soprattutto per quanto riguarda la performance degli Stati Uniti, ma in particolar modo che cosa è che condiziona il rialzo dei rendimenti, in particolar modo il decennale? Vediamo due cose, effettivamente. Uno c'è l'opzione Evergrande, come dice il nome, Evergrande, Ever Bigger, ossia chiaramente sempre più grande, nel senso che nessuno riesce bene a capire effettivamente, a decifrare quello che succederà o non succederà. Ricordiamoci che qui i pagamenti non sono stati effettuati, a quanto io sappia, su queste famose obbligazioni emesse all'estero. Due, non c'è nessun programma da parte del governo cinese. Tre, il governo cinese ha lanciato dei cauti avvertimenti, diciamo, a certe entità locali per prepararsi, diciamo, a un possibile fallimento o liquidazione ordinata, si spera, di questa società. E quattro, stanno facendo una cosa molto interessante, che stanno monitorando i conti bancari dove c'è liquidità di questo gruppo, affinché questi fondi non vengano sviati per pagare i creditori invece di, diciamo così, partecipare alla ricostruzione o al completamento di questi edifici. Dunque, il governo sta già pensando a un piano, è molto semplice, secondo noi, che non è quello di rimborsare i creditori, ma di riprendersi o doversi accollare parte di questi famosi edifici e rivenderli e dunque completarli. Dunque questo è uno scenario, chiaramente quello che noi abbiamo sempre prospettato, ossia il governo cinese nelle vesti chiaramente di un giudice fallimentare. Questo non può far piacere. Un'altra cosa che ci ha molto colpito è che ci sono sempre queste smentite da parte di tutti, ma noi non abbiamo esposizione verso questo gruppo, non preoccupate, allora perché ce lo venite a dire? Perché la Banca Centrale Europea ha ritenuto così giusto, diciamo, necessario discuterne se questo poi non è uno Stato sovrano. Questo è estremamente importante. Qui stiamo vedendo una banca centrale molto grossa, che rappresenta l'Eurozona, che è un'entità molto, molto, molto imponente, che si sta occupando di una società, ossia in termini formali, privata, in un paese che, diciamo, è una forza economica, ossia la seconda al mondo. Questo è estremamente importante. Dunque, ci sono varie cose che io non trovo che dicono qui c'è la catastrofe domattina, non lo so, però chiaramente che ci lasciano un attimo un po' perplessi. No, Due, però guardiamo anche volevo, la politica della scusami, Fed. volevo capire esattamente che cosa intendi, qual è il tuo Prego. parere su Evergrande, non per caso, ma perché i due più importanti banchieri centrali, Christine Lagarde e Jerome Powell, hanno comunque detto che non si aspettano alcun impatto. Powell, naturalmente, sugli Stati Uniti, Sì. precisamente sull'economia statunitense e sistema finanziario. Oggi Lagarde ha detto la stessa cosa per l'Europa. Dall'altra parte stiamo vedendo però una reazione completamente diversa da parte Sì. dei mercati, quindi Sì. c'è una Sì. certa discrepanza. Come stanno effettivamente le cose? C'è da preoccuparsi o non c'è da preoccuparsi? Ma io dico che effettivamente il problema è estremamente semplice, sono due punti di vista, e questo è quello che sto dicendo. Io guardo il mercato, io guardo i facts on the ground, i fatti sul terreno. Da un lato abbiamo queste riassicurazioni da parte di costoro, non preoccupatevi, tutto ok. Ma quando il signor Powell ci dice, per esempio, che non ci saranno contraccolpi, questo non vuol dire che ci saranno effetti su specifiche istituzioni o che non possa ciò venire a minare un attimo la fiducia o minare un attimo la crescita, diciamo, dell'economia cinese, può avere dei contraccolpi non sul sistema finanziario. Queste sono due cose molto diverse, ma sul sistema economico statunitense, ossia se ci dovesse essere anche una liquidazione ordinata, ci può essere senza un grossissimo panico, con un grosso panico sui mercati finanziari, ci può essere un rallentamento macro. Ricordiamoci, ci sono due tipi di insolvenza a questo punto, cioè insolvenza tecnica dove io non pago e allora c'è questo punto default, come lo chiamano, e poi c'è il default economico dove io non adempio a una specie di contratto non scritto tra paesi avanzati e paesi emergenti, in questo caso la Repubblica Cinese, che io manterrò un determinato livello di crescita affinché tu possa continuare a crescere e ottenere a galla la tua economia. E io penso che sarà un economic default in ogni caso. Punto di vista della Lagarde, io trovo molto interessante che lei si senta obbligata di dire guardate, non preoccupatevi, perché se veramente non ci fosse nulla da preoccuparsi non lo direbbe. Infatti abbiamo visto i mercati reagendo altresì. Quello che io vedo sulla situazione europea, dal punto di vista finanziario, ci saranno sicuramente delle banche esposte, delle banche possibilmente dovranno incollarsi e collarsi delle grosse perdite. Noi stiamo sentendo parlare di alcuni istituti, alcuni mi dicono che hanno già svalutato tutto, io ho detto non so se abbiano svalutato tutto o no, ricordiamoci che avevano già svalutato Lehman Brothers, questa non è la Lehman Brothers. Mia opinione su Evergrande è molto semplice. Il governo cinese non farà un salvataggio tipo anni 70-80 in Italia e in Europa in generale. Due, il governo cinese si focalizzerà su cosa? Su
ridurre, diciamo, il rischio, ma non contenere il rischio, ma non nazionalizzerà questa società. Secondo me loro vogliono evitare di dare l'esempio che salvano tutti, e ci sarà una liquidazione ordinata, ossia ci saranno anche dei piccoli sobbalzi. Impatto economico interno e esterno. Interno sarà il rallentamento della crescita delle domande per forse specifiche commodities legate al settore delle costruzioni. Ci sarà forse un minore impatto che in altri paesi, ma ci sarà dell'effetto patrimoniale se dovessero scendere i valori degli appartamenti e la gente non spende. Dal punto di vista estero, noi vediamo chiaramente forse un export flow, un flusso export per certi prodotti che Sì. sarà ridotto. La cosa più o meno dovrebbe finire lì, ma ricordiamoci la grossa bomba. Non è questa storia evergreen grande. Il vero problema è un altro, è cosa succede alla crescita cinese. Per cui non stiamo parlando di evergreen, qui stiamo parlando della riconfigurazione di un modello economico che ha sorretto le sorti dei paesi avanzati per gli ultimi 30 anni. Io sto rimettendo in discussione assolutamente tutto. Questo è estremamente semplice. Senza Dunque. la Cina, noi qui eravamo a livelli ben inferiori di dove stiamo. Dunque, parliamo invece delle banche centrali, giusto per capire se hanno, come dire, raggiunto le aspettative, hanno risposto alle aspettative del mercato. Io vorrei iniziare naturalmente dalla Fed, perché molto probabilmente si inizierà con il tapering o a novembre o a dicembre, probabilmente a dicembre con un annuncio a novembre. Però ecco, era sufficiente, o, sì, esatto, sufficiente la parola concreta in questo caso, la comunicazione da parte di Jerome Powell mercoledì scorso. Ma io che Jerome Powell aveva fatto il suo meglio. Jerome Powell, come noi abbiamo sempre sostenuto, si sta facendo sospingere gli altri membri del comitato. Lui dice sempre, non io credo, noi, majority, una maggioranza del comitato, ritiene che. Dunque, secondo me, lui ha fatto il suo meglio. Secondo me, estremamente semplice. Qui il mercato se l'aspettava, molti però pensavano, alcuni però pensavano, questo non farà mai nulla, invece ha fatto. Noi abbiamo assolutamente ragione, io sarò un po' arrogante forse, ma non so, intanto devo parlare, devo dire la mia. Ci abbiamo visto giusto, perché eravamo tranquilli, volevamo essere bruciati al rogo, perché non avrei mai detto le parole simili. Secondo me sì, per il momento bisogna vedere una cosa molto importante però, e cosa faranno? Adesso siamo già nel frame mind, nella forma mentis, di dire sì, questi qualcosa fanno, ma faranno 10 miliardi, quei 5 miliardi, come faranno sfasati, siamo allineati, queste riduzioni messa in questione di liquidità nel sistema, questo è estremamente importante. Quello che trovo molto interessante è che lui non ha escluso un fatto che io già predissi tempo fa, che dissi qua aumenteranno i tassi nel 2022, e lui ha detto io non escludo, dice, non dice che è probabile, soluzione più professionale probabile. Poi io non escludo che noi si possa fare due cose contemporaneamente, aumentare i tassi e ridurre anche il quantitative easing. Dunque questa è quasi un'inversione di tendenza. Prima c'era questo dogma, questa ortodossia, non si poteva infrangere. Qui siamo a livelli di Sigmund Freud, totem e tabù, non rompere il totem. Prima tu devi terminare il quantitative easing e poi dopo aumenterai i tassi. Dice, signori, io qua rimetto in discussione tutto. Questo è estremamente interessante. Secondo noi, e loro si muoveranno più velocemente del previsto, e lui lo ha anche detto, sarà un taper rapido. Il mercato l'ha presa abbastanza bene. Adesso dobbiamo Scus vedere i ha dettagli. detto graduale, effettivamente. Ma lui ha detto entro effettivamente la metà dell'anno prossimo. Allora, sono 6 mesi, 6 months. Tanto graduale non è, 6 mesi? No, sì, Tanto io ci graduale tenevo a non è. sottolinearlo perché aveva usato la parola gradual e quindi Sì, in sì. questo caso il peso delle parole è piuttosto importante, anzi è fondamentale. Sì, ma io penso gradual potrebbe avere diversi significati. Se questo è un signore abile come mago della parola, ossia, secondo me è gradual, però poi mi dice ci lanceremo a novembre. E però la seconda metà dell'anno abbiamo terminato. Tu in 6 mesi ti puoi ritirare, cioè, dal campo di battaglia, avendo ridotto da 120 miliardi di acquisti mensili o quel che siano, 80 più 40 a zero. A me tanto coraggio questa storia non sembra. Ossia, io credo il mercato abbia visto inizialmente. Qui sono abbastanza moderati. Noi stiamo vedendo il decennale a cui arriveremo tra un attimo, che sta salendo, perché abbiamo capito che questi vogliono, non dico fare a botte, ma che stanno facendo sul serio. Allora, questa è una situazione dove la Fed ha deciso, non combaciano più le realtà economiche sul terreno e il livello dei tassi di interesse, e tenere questi tassi a questi livelli non farà sì che gradualmente, improvvisamente, diminuirà il problema strutturale della disoccupazione selettiva, che è il cruccio, diciamo, del loro ragionamento. Tutto lì.
Allora, io volevo invece focalizzarmi su un altro tema. Naturalmente non stiamo chiedendo un commento tecnico, per carità, però un parere da parte tua dei recenti annunci da parte della Banca Centrale Cinese, la PBOC, Sì. sulle attività illegali legate a tutte le criptovalute, cioè metodi di Sì. pagamento, crypto trading, insomma, tutto ciò che comprende il mondo cripto. A tuo avviso, cioè, come interpreti questa stretta a livello di regolamentazione in Cina, cioè questo intervento forte, questa presenza forte dello Stato, questo soffocare le aziende private, in questo caso anche il business delle cripto, per carità, perché la Cina era il punto principale, il punto di riferimento del mondo delle criptovalute. Adesso all'improvviso, in 24 ore, in 48 ore, cambia. Ma sì, io credo che io non sono assolutamente sorpreso, ossia, questo è uno Stato che è molto dominante, uno Stato che non vuole assolutamente nessun altro potere al di fuori di se stesso, chiaramente, e chiaramente questa circolazione di questo sistema, ossia para statale, poi ovviamente a questo punto di para sistema monetario, non gli sta assolutamente bene. Dunque allora ci sono due fattori, uno è il controllo, due vogliono risparmiare elettricità, ossia questa è una questione elettricità di cui si stava anche parlando, sono i minatori, no, ma io penso questo sia secondario. Ma io credo effettivamente, non sono assolutamente sorpreso, visto che queste valute, che cui io non commenterò, continuano a fare i loro sobbalzi, questo è assolutamente vero, però io credo una sola cosa, che chiaramente potrebbero seguire a questo annuncio altri annunci. Se ricordiamoci che i paesi si guardano l'un l'altro e si seguono, ossia come anche nei tassi di interesse. A questo punto non dico che sia una simultaneità, però uno dice guarda quegli altri lì hanno aumentato i tassi, forse non aumenteremo subito neanche noi, ma aspettiamo un attimo, qua si stanno infrangendo dei tabù. Molto importante, la Cina sta infrangendo due tabù simultaneamente a questo punto, secondo me. Ossia sta infrangendo il tabù, lo Stato salva tutti, questo non c'è più, e lì, secondo me, alcuni si prendono le grosse botte, soprattutto dal punto di vista creditizio e finanziario, e due, sta infrangendo un altro tabù, che siamo in un'area di grande liberismo, dove ovviamente, tutti i sistemi monetari ruotano, diciamo, della stessa, sono sulla parità, non lo sono assolutamente. Comunque, Cina in questo punto è all'avanguardia. Ok, perfetto. Invece per quanto riguarda ecco, la stretta regolatoria a livello di titoli tech, quotidianamente riceviamo dei messaggi cosa fare con i nostri titoli tech, come per esempio Alibaba, Tencent, Pinduoduo e così via. Vorrei comprare questo dip, ovvero questo livello di prezzi che io lo dico, sembra estremamente attraente, perché poi queste aziende non hanno alcun problema fondamentale, un balance sheet perfetto, insomma, aziende da manuale sotto punto di vista fondamentale. Poi dall'altra parte c'è questo impatto forte sulla performance borsistica. Gian, volevo capire, c'è un manuale su come bisogna comportarsi in queste situazioni? Io le chiamerei anomale, poi se non è la parola corretta, correggimi. No, ma io credo che tutte le situazioni siano anomale, perché se fossero anomale saremmo tutti ricchi come Bill Gates, sarebbe semplicissimo. Io seguirei il manuale, apro il manuale, tipo il Carnacina, un libro di cucina, e mi ci metto dentro e utilizzo la ricetta. No, io credo effettivamente uno deve fare questo ragionamento. Io non commento su specifici titoli, però dico guardiamo la situazione in Cina. Questo è un paese che cresce, ci saranno dei sobbalzi fortissimi, c'è un rischio paese che è duplice, perché uno non ho visibilità su quello che sta realmente accadendo, però non sappiamo neanche se questi dati siano attendibili o no, e due, c'è uno Stato che sta proprio divampando, dilagando a tutte le parti e riprende il controllo, io con un duplice rischio. Io guardo i numeri, questo è il discorso Cina, 1,3 miliardi di persone, vero che la demografia sta cambiando. Me la sento? Alla fine questi forse un giorno avranno tutti i computer, tutti saranno computerizzati. Il ragionamento deve essere questo, io non guarderei, io una cosa molto interessante che imparai molti anni fa da un grossissimo investitore, un signore molto più anziano di me, a New York, gli ho chiesto, ma dimmi, tu in che settori investi? E lui mi rispose, John, io non rispetto in settori, io guardo solamente una sola cosa, la classe media sta crescendo in un paese o no? Io non investo in paesi dove la classe media non sta crescendo, perché alla fine quella è la carta vincente. Quindi Io scusami, ragionerei su questa base. allora vuol dire proprio non investire in Italia in questo caso, se mi permetto di dirlo, perché la classe media qua non sta crescendo da anni. Invece stiamo sentendo da tutte le parti un forte ottimismo da parte di Draghi, da parte di Bonomi all'assemblea di Confindustria di ieri, oggi da parte del presidente di Banca Italia Visco, come tutto va bene, come il PIL crescerà del 6% nel 2021. Ma se ci basiamo a ciò che ci dici tu, allora bisogna proprio togliere l'Italia?
No, non bisogna assolutamente togliere l'Italia, perché l'Italia chiaramente, molto chiaramente, io non vedo l'Italia come un paese a sé stante. Io vedo l'Italia come un paese complesso, come un paese in cui c'è forse non GDP, ma c'è ricchezza. E voglio essere molto chiaro su questo punto: è la gran parte dell'economia italiana che traina il paese e chiaramente si è rivolta anche verso l'estero tramite catene di rifornimento ed export, ossia e che crea anche lavoro qui. Dunque, io non credo che questo sia il punto. Quello che io sto dicendo è la classe media che sta crescendo e voglio essere molto preciso su questo punto è che noi ci stavamo riferendo ai paesi emergenti, ai paesi che hanno una visione decennale. Io posso avere una situazione in cui, per esempio, ci sono un GDP che non è molto forte, però con dei specifici settori che vanno fortissimo, investo sul settore. Però nei paesi emergenti dove c'è un grosso pick up e recovery da fare da per parte gran parte della popolazione, quello è il dato da guardare. Dunque, volevo chiederti un ultimissimo parere prima di Prego. lasciarci Jean Ergas, invece appunto per quanto concerne questo ottimismo che stiamo ricevendo almeno a livello di media sia da parte di Draghi, il Presidente del Consiglio, anche Ignazio Visco oggi estremamente soddisfatto dai progressi che sta facendo l'Italia a livello economico e poi naturalmente abbiamo sentito anche Bonomi, delle affermazioni piuttosto importanti. Poi non lo so, io lo so che voi siete focalizzati fortemente sui mercati USA, l'economia USA, però come state vedendo la ripresa economica dell'Italia, ecco, proprio dall'estero? Qual è il Ma io la vedo bene, sentiment? io sono un grosso ottimista, io credo Quindi che sei l'Italia possa altrettanto andare. ottimista? No, io sono ottimista, assolutamente. Io recentemente ho partecipato a un bellissimo convegno anche a Milano, dove fui keynote speaker sul private equity e private capital in Italia. Questo fu estremamente interessante. Ho visto le realtà estremamente interessanti. Vedo un paese che si riprende, vedo un paese che si riorienta, vedo un paese dove forse finalmente si faranno le vere riforme. Dunque, io sono abbastanza ottimista sull'Italia. Certo, c'è ancora strada da fare. Non tutti i programmi, diciamo, tutti, diciamo, i problemi a lungo termine verranno risolti in brevissimo tempo, questo è chiaro, però chiaro che effettivamente si stia sulla retta via qui. Qui lentamente stiamo uscendo da un lungo tunnel e io spero che facciano riforme e spero anche i fondi Next Gen vengano convogliati e poi vengano utilizzati in maniera appropriata da creare una base solida a lungo termine di aumento produttività. Io sono ottimista sull'Italia, io non credo che questo sia un paese che si sta riprendendo e vedo anche una cosa molto importante in Italia, che stiamo vedendo un cambio generazionale, questo è molto importante, in chi gestisce queste piccole e medie imprese, dove sono persone più giovani, con una mentalità più aperta, focalizzate sull'estero, focalizzate sulla globalizzazione e che ne sapranno cogliere i profitti. Prego, Ecco, ultimissima domanda, avevo promesso che quella precedente sarebbe stata prego. l'ultimissima, però non posso non chiederti, come vedete invece l'Europa senza Angela Merkel, che è stata indubbiamente uno dei leader più importanti per il progetto europeo e non solo, cioè in tutti questi anni, 20 anni quasi, Sì. e soprattutto per quanto riguarda il Next Generation EU, perché lei ha sempre Sì. Sì, sostenuto il progetto europeo. A parte l'euro naturalmente, dunque non ci sarà più da questa domenica. No, non ci sarà più la questione medica, bisogna chiedersi chi ci sarà, ma io non credo che sia questione di chi ci sarà un solo individuo, non credo che sia solamente Scholz che prenderà il potere, ma il vero discorso è il discorso della coalizione. Noi vediamo un Scholz che non è assolutamente un socialista arrabbiato per niente, vediamo un Scholz che vorrebbe essere effettivamente il continuamento della signora Merkel, che dice non ci saranno grossi cambiamenti, che noi vediamo uno Scholz che è abbastanza europeista e ci tiene all'Europa, e vede anche un'Europa, diciamo, effettivamente che si deve sviluppare, dunque non credo che andrà a criticare in maniera eccessiva questo piano. Il rischio che noi vediamo dal punto di vista europeista non è tanto quello di dire non siamo più alleati con gli Stati Uniti, no, questo continuerà. Quello che noi vediamo è un altro rischio, effettivamente, che lui debba fare una coalizione, perché non avrà tutti i voti da solo, chiaramente, se poi dovesse essere lui il vincitore. E forse c'è questo fatto dell'FDP, che è un partito pro-business, non dico conservatore, ma liberale, che ha sempre avuto questo atteggiamento un po' più, diciamo così, distante nei confronti dell'integrazione economica e finanziaria europea. Allora lì dovremo vedere se a lungo termine reggeranno ancora questi accordi o queste intese raggiunte nel famoso post-congresso di Vienna, secondo congresso di Vienna dell'estate scorsa, del Summit EU.
per dire ok, adesso veramente diamo una mano ai paesi in difficoltà. Ossia, se poi dovesse prevalere questa linea un po' più distante, che non dice no all'Europa, assolutamente no, però dice che ognuno per sé, per quel che riguarda, diciamo, le questioni finanziarie o aiuti limitati, allora potrebbero essere i problemi. Ma io credo che Scholz, effettivamente, se dovesse lui il vincitore, lui prevarrà con la sua linea europeista. Grazie mille, Jean Ergas, capo economista di Tigris Financial Partners. Grazie per essere stato con noi. Buon Prego. pomeriggio, anzi buona giornata e buon weekend. Grazie, Adela.